omofobo all'ascolto. La Stepchild Adoption non ti toglie nessun bambino da adottare. Ciao! Rieccoci in un nuovo video. Questa sera siamo un po' più seri del solito perché la tematica è veramente importante, a nostro parere. Vogliamo fare un po' di chiarezza su che cos'è la Stepchild Adoption. Perché proprio oggi vogliamo parlare di questo argomento? Perché ci sono stati diversi casi in Italia in cui a genitori omosessuali è stata concessa la Stepchild Adoption. Uno degli ultimi è quello di due donne di Roma a cui viene riconosciuta appunto la facoltà di poter adottare il figlio del partner. Cos'è la Stepchild Adoption? Letteralmente, adozione del figliastro. In italiano sarebbe l'adozione coparentale. Quando si può parlare di stepchild adoption? Quando una persona ha un figlio e successivamente instaura un rapporto con un'altra persona e questa persona vuole adottare questo minore. Esatto. Detto proprio sinteticamente. Per esempio, se io ho un figlio mio, biologicamente mio, nato da altre relazioni, in qualsiasi portata alla cicogna, in qualsiasi altro modo, come volete, se io ho una relazione con Salvatore può adottare questo bambino nel momento in cui io sono d'accordo, essendo io il genitore biologico. Certo, non è una forzatura. E ove mai ci sia l'interesse del minore. Chi stabilisce l'interesse del minore? Lo stabilisce il giudice. Infatti il tutto rientra nell'ambito della legge delle adozioni italiane, che è la 184 del 1983, che stabilisce sempre il tutto in base all'interesse del minore. Cioè, quale potrebbe essere l'interesse del minore in questo caso? Questo bambino, figlio di Marco, che avrebbe solo con me come genitore, vive già stabilmente anche con me, e interesse quindi del minore essere tutelato da una figura aggiuntiva che sarei io per svariati motivi. Allora, la io scuola, posso visite mediche, in caso di, speriamo no, di morte, grazie, diciamo, eccetera. Facciamo esempi, io muoio, quel bambino ha solo me, nel caso della stepchild adoption andata a buon fine, Salvatore potrebbe continuare a perpetuare il ruolo di genitore anche in caso di morte mia. Esatto. Diciamo che in Italia non c'è un meccanismo automatico che preveda una cosa del genere, ma bisogna sempre ricorrere ai tribunali, sempre ricorrere ai giudici, eccetera. Come hanno fatto le due donne in questione. Esatto. La differenza tra stepchild adoption e adozione legittimante è che se io adottassi questo X figlio di Marco, questo bambino non avrebbe automaticamente tutto il mio asse parentale, cioè non avrebbe i miei genitori come nonni, i miei fratelli come zii, o i miei figli come fratelli. Questo è un po' assurdo come cosa, anche perché questo lo escluderebbe da una parte dell'asse ereditario. Esatto, cosa che invece si ha con l'adozione legittimante. La stepchild adoption può essere sia per genitori omosessuali che eterosessuali, va, crediamo sempre, richiesta ai tribunali e si basa sull'interesse del minore, come tutti i casi delle adozioni in Italia. Perché proprio oggi vogliamo parlare di questo argomento? Perché in seguito a quanto accaduto a queste due donne si è sollevato un polverone. Sono i soliti moralisti, i soliti omofobi che vanno dicendo che gli omosessuali, in questo caso le lesbiche, tolgono i figli alle coppie eterosessuali. In questo caso non è stato tolto nessun bambino a nessuno. Non è che si sono andate. Il bambino era figlio di una delle due donne. Non è che le due donne sono andate in un orfanotrofio e hanno ricevuto un bambino ex novo, per parlare in maniera veramente bruta. Questo figlio era già figlio biologico di una donna, è stato semplicemente adottato dalla compagna. Gli è stato dato a questo bambino una tutela in più, che nell'interesse del minore. Che prima della stepchild adoption questo bambino aveva un solo genitore come punto di riferimento per tutta la sua vita. Adesso ne ha due. La coppia di sposini eterosessuali che è in lista per avere un bambino non avrebbe mai avuto quel bimbo, perché quel bimbo era già biologicamente di un'altra persona. Quindi voi che avete paura che questa stepchild adoption possa togliere la possibilità a persone di adottare, cioè, non è così, state commettendo un errore. Allora, oggetto di critiche
riguardante la stepchild adoption sarebbe anche l'ipotetica relazione che vi è tra gestazione per altri e stepchild adoption. In Italia la gestazione per altri è illegale, quindi è impossibile parlare di gestazione per altri legata a stepchild adoption. Anche qui sono due istituti totalmente diversi. Facciamocene una ragione. Parliamo con cognizione di causa. In Italia non vi è la possibilità di una gestazione per altri, per cui è inutile parlarne. Ciò non toglie che se è legale negli altri paesi, gli italiani possono andare e usufruirne negli altri paesi, perché rispettano le leggi di quei paesi. Paragone banale. In Olanda è legale fumare marijuana, tutti gli italiani vanno in Olanda a fumare marijuana. Ma non è che quando arrivano in Italia vengono arrestati. No, perché in Italia è vietato. Come pure si è voluto per forza collegare la questione della stepchild adoption con il caso dei due coniugi, dei due genitori nonni, così ribattezzati, a cui è stata tolta la patria potestà sulla figlia. È una cosa bruttissima. Non c'entra nulla. Niente, io leggevo di commenti su Facebook, ma come? A due gay si dà la possibilità di adottare e a queste due persone gli viene sottratto il minore. Allora, primo, se la corte ha deciso di sottrarre il minore, un motivo ci sarà. Ma non perché c'è la stepchild adoption, i due genitori, nonni, hanno visto perdere la loro possibilità di essere genitori. Cioè, sono due cose distinte e separate. Si vuole per forza vedere un legame dove non c'è. È il solito unire le mele con le pere. Non c'entra niente. Speriamo di essere stati chiari, di aver dipanato qualche dubbio, chiarito qualche incertezza. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao.